macchine, ne abbiamo un altro emergente, Kimi Räikkönen con Sandro Donato Grosso, la grande rivelazione di queste prove. Sandro. Con Kimi Räikkönen gli chiediamo qual è il suo approccio mentale a questa corsa. What is your mental approach to this race? I don't know, we just need to get clean start and after that we just need to get good space on it and finish the race, and that's I think so the main key is to finish the race and then you can end up wherever, because I think so it's very hard for the engine and also the drivers make mistakes easily with the curve zones on the last chicanes and we will see, I hope so we can score some points but you never know. Grazie a Kimi Räikkönen, dice speriamo di conquistare dei punti, non possiamo però mai dirlo, una pista estremamente impegnativa, soprattutto non bisogna fare errori, poi il motore che deve tirare al massimo, attenti anche all'ultima chicane. Bravissimo, bravissimo Räikkönen, avete sentito anche una cadenza un po' da paperino particolare, un ragazzo molto, molto riservato ma sta dimostrando di essere veramente molto bravo, aspettiamo a dargli la patente da fenomeno, settimo in griglia, il miglior piazzamento della carriera del 2001 per lui, osservato speciale da parte della McLaren, dalla Ferrari. Torniamo. E siamo con Kimi Räikkönen che è molto contento, anche se abbastanza tranquillo. Are you very happy after this result, Kimi? Yeah, of course I'm very happy for myself and for the team. We jump ahead of Jordan and BAR now in for championship points and it's a very good race. Can you describe your race? Puoi descriverci la tua corsa? I think so after 20 laps the car was very difficult handling because the rear tires was knackered. And then Jonta hit me on the straight and I lost a piece of my rear wing. But after the pit stop and we put new tires, the car was handling much, much nicer and I had a chance to push a bit harder and cut some places. Gli chiediamo anche cosa potrà fare in futuro, what could be your target for the future? No, I just hope I can score some points for me and for the team. Bene, grazie a Kimi Räikkönen, rimane abbastanza freddo, però ovviamente, dice, sono molto soddisfatto. Avevo problemi di maneggevolezza con la vettura, soprattutto nei primi 20 giri. Poi, dopo il pit stop, con un altro set di pneumatici, la maneggevolezza della stessa è migliorata e dunque sono contento, anche perché il team riesce a superare Jordan e Barr per quanto riguarda la classifica dei costruttori e questo ovviamente mi dà molto morale. Per quanto riguarda invece il futuro, dice, possiamo sicuramente in altre occasioni andare alla caccia dei punti preziosi.